Buonasera e buon Halloween a tutti da Super Seba. Eccoci qua con un'altra puntata della carrellata della Serie A. E oggi andremo a riassumere queste due giornate, la decima giornata e l'undicesima giornata del nostro campionato. Ed eccomi qua come sempre, come tutte le domeniche sere. Quindi tanto già ormai lo sapete già tutti ogni volta che guardate questi video delle puntate della carrellata della Serie A. Detto ciò, andiamo prima a riassumere la decima giornata del nostro campionato, iniziando con il derby ligure. Genoa-Spezia 1-1, Venezia-Salernitana 2-1 per la Salernitana. Il Milan vince a San Siro 1-0 contro il Toro. Udinese-Verona 1-1, l'Atalanta vince in trasferta a Genova 3-1 contro la Sampdoria. Altro disastro bianconero, che è appunto un'altra sconfitta in campionato, che la Juve ha perso in casa 2-1 contro il Sassuolo. Cagliari-Roma 2-1 per la Roma, l'Inter vince in trasferta 2-0 contro l'Empoli, la Lazio 1-0 contro la Fiorentina e il Napoli vince 3-0 contro il Bologna. Ebbene, questi erano i risultati della decima giornata di Serie A. E ora passiamo alla undicesima giornata che c'è stata oggi in questo weekend. Partiamo subito con Atalanta-Lazio. Atalanta-Lazio 2-2, un'altra sconfitta per la Juve in campionato dopo la sconfitta in casa col Sassuolo, perde anche in trasferta contro il Verona per 2-1, e quindi per la Juve va a fare questo ritiro punitivo fino a sabato prossimo, nella settimana prossima. Questo dovrebbe essere la soluzione giusta per la Juve per ritornare a risorgere in campionato, che io da tifoso juventino, la società ha fatto bene a dare provvedimenti per fare questo ritiro punitivo, come se Allegri avesse messo in castigo tutti i giocatori. E quindi ragazzi, cioè, fino a sabato prossimo lui andrà in ritiro punitivo, in cui si preparerà anche per la sfida di Champions contro lo Zenit, che ci sarà martedì sera, contro lo Zenit per centrare la qualificazione per gli ottavi. E adesso passiamo alle altre partite. Torino-Sampdoria 3-0 per il Toro, Inter-Udinese 2-0 per l'Inter, Fiorentina-Spezia 3-0 per la Fiorentina, Genoa-Venezia 0-0. Il Sassuolo perde in casa 2-1 contro l'Empoli. Il derby campano tra Salernitana-Napoli, il Napoli vince il derby campano. E poi è appena finita la partita Roma-Milan per 2-1, che il Milan in 10 contro 11 sbanca l'Olimpico e vince 2-1 all'Olimpico contro la Roma. Bene ragazzi, questi erano i risultati sia della decima giornata e della undicesima giornata. Io direi che qua questo video posso terminare qui, quindi se il video vi è piaciuto lasciate mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, mettete la campanella, quello su questo è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video con un'altra puntata della carrellata della Serie A. Ciao, alla prossima!